senza rammarico, dispiace solo non aver potuto dimostrare alla Piazza di Martina il mio valore. Sono arrivato in un periodo dove il mercato ormai era chiuso e da quel poco che c'era a disposizione ho lavorato. Dispiace, ecco, se ti dicessi di no sarei un bugiardo. Dispiace, ma andiamo avanti. Abbiamo le spalle larghe e si va avanti. Il Covid ha fermato tutto e cambiato i piani nel mondo del calcio, un discorso che vale anche per il rapporto tra Francesco Morgese e il Martina, il direttore sportivo barese, e il club della Valle d'Itria si sono detti addio dopo un'annata non semplice, con il Martina costretto a ridimensionare i piani a stagione in corso dopo una partenza ambiziosa. Sicuramente tutti quanti mi davano a Martina Franca come riconfermato. Adesso mi guarderò in giro, avrò contatti con qualche altra e vediamo un po' cosa fare per il mio futuro. Da addetto ai lavori, con esperienze tra le altre anche a Trani e Bitonto, il direttore sportivo ha alcune sensazioni ben definite in vista del campionato di eccellenza che verrà. Facile pensare ad una riduzione dei budget complessivi con un'indicazione sulla griglia di partenza per la vittoria finale. Questo Covid condizionerà tutto il campionato e condizionerà diverse società. Purtroppo sappiamo che questo calcio to ruota attorno alle sponsorizzazioni. Se non, diciamo, saremo un mercato ristretto, diciamo, non a caso ci sono società che stanno già allestendo delle signore squadre, tipo la SLAI a Trani, che sta facendo già un mercato bomba. Sicuramente sarà la favorita del torneo. Alla riduzione dei fondi per allestimento degli organici potrebbe contribuire un'altra incognita, quella riguardante la possibile apertura degli stadi dopo l'emergenza Covid. Viviamo anche da quel poco dei tifosi, si riesce a pagare una trasferta o si riesce a pagare qualcos'altro. Anche la mancanza dei tifosi condizionerà questo campionato sicuramente. Che lo sai, i tifosi sono il dodicesimo uomo in campo.